Solo uno sbirro, edito da Ecos Edizioni. Allora, come al solito io preparo una sorta di scaletta e poi cambio tutto. E infatti sto per cambiare tutto perché prima di cominciare a raccontarvi un po' di questo romanzo, io comincio con una lettura. Entriamo nel mondo di questo romanzo e del protagonista. Ricordo quando sono partito dal paese, avevo 18 anni. Mio padre mi accompagnò alla stazione, mia madre e i miei fratelli li avevo lasciati con un cenno della mano, di fronte alla casa in mezzo al niente, ma da cui si vedeva il mare da lontano. Figlio mio, mi disse mio padre prima di lasciarmi, mentre mi teneva stretto a sé con entrambe le braccia. Va con Dio, ma ricorda, la vita senza onori è poca cosa, ma l'onori senza vita è niente. Io non ero mai stato al nord. Il viaggio fu lungo e dal finestrino vedevo case e campi, ma anche capannoni e ammasse di ferraglie. Erano le industrie, quelle che danno lavoro, mi avevano detto. Ma io non volevo lavorare in fabbrica. Sentivo un fuoco che mi bruciava dentro e che mi diceva: fa qualcosa di cui tu possa essere orgoglioso. Forse era il desiderio di farmi onuri, come lo aveva chiamato mio padre, o forse era solo il desiderio di qualcosa di diverso. Al paese mio avevo fatto domanda di arruolamento in polizia, ci avevo pensato bene, sapevo che per me era l'unica strada possibile. Devo saltare il fosso, mi ero detto. O di qua o di là, e avevo scelto di là. Scesi dal treno e chiesi al primo passante dove fosse la caserma. Era lontana, ma io l'avrei fatta a piedi. Arrivai che era quasi buio. Per sentito dire, sapevo che al nord fa buio prima e fa pure più freddo che a casa mia. Chiesi al piantone: ho fatto domanda di arruolamento, devo fare la visita di idoneità e tutto il resto. Quello rispose secco: la visita è domani mattina. Che faccio? Ma perché sei arrivato così presto? Presto, ma è quasi notte. Presto per la visita, ribatté il piantone come per dire: ma che sei scemo. Non c'è un posto dove stare fino a domani? Chiesi io con aria smarrita. Certo, c'è un albergo in paese. Sì, l'albergo. Me li dai tu i soldi per l'albergo? Ho capito, Terunde la malora. Gira qui all'angolo, c'è una casermetta in disuso, infilati là dentro, torna domani mattina alle 7. Grazie, dissi, anche se quel terù mi rimbombava nelle orecchie. Mi infilai nella casermetta, tanto ero abituata a dormire all'aperto in campagna sotto le stelle. Dentro la casermetta c'era una puzza tremenda, però ero al riparo dall'aria fredda. Stelle da lì non ne vedevo, ma tanto in cielo di stelle ce n'erano veramente poche lì al nord. Avevo fame, ma avevo finito le scorte che mi aveva dato mia madre. Dormii lo stesso come un sasso. Mi risvegliai che erano quasi le 7, così mi diceva l'orologio che avevo al polso, il regalo più ambito che avevo ricevuto alla prima comunione. Radunai velocissimo le mie cose e mi diressi all'ingresso della caserma con lo stomaco che rumoreggiava. Davanti al portone c'era un gruppo di ragazzi con la valigia simile alla mia. Ce n'erano di alti, di magri, di bassi, di grassi, biondi, bruni. Ce n'era persino uno con i capelli rossi. Mi avvicinai e dissi: buongiorno. Buongiorno a te, mi sentii rispondere. Buondì, ciao, buongiorno, ben trovò. Tutti qui per la visita? Feci io cercando di assumere un'aria disinvolta. No, siamo qui a fare una passeggiata. Burlone, il tipo. Allora, raccontiamo un po' questo romanzo e le ragioni per le quali mi ha così colpito. Parto da una certezza. Normalmente io non faccio recensioni così cosiddette, nel senso che sapete, chi mi segue sa che normalmente leggo e al limite do delle impressioni senza diventare una recensione vera e propria. C'è chi lo fa bene, a ognuno il proprio mestiere. Quindi io vi racconterò quello che ho provato leggendo questo romanzo e le emozioni che questo romanzo mi ha dato.
Allora, intanto vi vorrei dire che questo ragazzo dalla Sicilia va al nord e finisce poi a Genova. E di fatto è un uomo che mi ha colpito da subito perché è il classico bravo ragazzo. È un bravo ragazzo con una famiglia dietro le spalle di brava gente, e si capisce anche dal saluto del papà: mi raccomando, l'onore non lo perdere, che è la cosa più importante. E quindi questo ragazzo parte e decide di andare al nord. Fa, come abbiamo letto, il concorso per entrare in polizia, di fatto ci entra e inizierà a lavorare come piantone. Che cosa mi ha colpito di questo romanzo? Intanto il fatto che noi cresciamo insieme al protagonista, che peraltro non ha un nome. E per tutto il tempo noi viviamo insieme a lui, ci emozioniamo con lui e soprattutto viviamo la sua realtà e la sua crescita dal punto di vista lavorativo e dal punto di vista emotivo. Questo è un ragazzo che davvero ha voglia di fare qualche cosa di buono per se stesso e ritiene che andare a fare il poliziotto possa essere nelle sue corde, ma soprattutto è estremamente serio, estremamente studioso e pronto ad affrontare la novità più importante, prima di tutto il trasferimento. Noi sappiamo che trasferirsi dal sud al nord non è così semplice. Ed ecco un secondo punto che mi ha colpito e che mi è piaciuto tantissimo. L'autrice non fa mai quei discorsi scontati rispetto a una persona che dal sud va al nord e al nord sono più freddi, al sud sono più caldi. Si sanno, no? Gli argomenti che di solito vengono affrontati. Abbiamo anche il cinema che ci ha fatto anche tanto ridere, devo dire la verità, rispetto a queste cose. Abbiamo la nostra Teresa Mannino, la siciliana Teresa Mannino, che si è trasferita a Milano e insomma, i suoi racconti sono meravigliosi, quindi per carità, sacrosanta l'ironia rispetto a questa cosa, ma in questo romanzo non c'è. C'è altro, c'è tanto altro, ma non c'è mai la presa in giro bonaria piuttosto che no rispetto a questo argomento. Ed è una cosa che ho apprezzato perché anche qui poteva diventare una cosa un po' scontata, e invece ecco che cosa non è questo romanzo scontato. Uno mi può dire: il romanzo mi è piaciuto perché ci sono dei colpi di scena pazzeschi. Di fatto non ci sono colpi di scena pazzeschi. Ma tu non riesci a staccarti dalle pagine di questo romanzo. Perché? Perché cresci, cresci con lui. Tu segui il suo lavoro e cresci con lui. Andiamo a una seconda lettura, vediamo se riesco a non perdere il filo del ragionamento. Di solito ci mandavano in due. I piantonamenti erano lunghi, potevano passare ore e ore prima che arrivassero a darti il cambio. Non ti potevi muovere, non potevi abbandonare la postazione ed il problema principale era se ti scappavano i tuoi bisogni. Se ti scappa da cagare urgentemente, sei fottuto, pensavo. Mi ricordo di una volta in cui mi presero dei crampi addominali tremendi. Stavo prestando servizio di piantonamento sotto la casa del giudice, si stava facendo notte. Incominciai a sudare freddo. Il mio compagno se ne accorse e mi disse: "Che hai? Ti senti male?" "No, mi scappa, mi sento morire." E lui: "Ma sei coglione? Prima di fare un piantonamento devi sempre informarti per sapere dove andare a fare i tuoi bisogni. Vuoi fartela addosso? Vai dietro a quell'angolo laggiù, oppure vai dritto per quella strada che c'è un bar aperto fino alle 3 di notte." Io non avevo mai voluto chiedere a nessuno dei miei compagni come risolvessero questo problema e fino a quel momento ero sempre riuscita a trattenerla in un modo o nell'altro. "Ma non posso lasciare la postazione, è reato, se mi vede un superiore sono finito." "Ma guarda questo!" esclamò il mio compagno. "Bisogna dirgli tutto, come ai bambini." "E che, vuoi morire? Forza, vai a cagare!" Fu così che dopo una bella serie di piantonamenti fortunati, venni mandato a cagare per la prima volta in vita mia e a ragion veduta. Il mio orgoglio ne fu alquanto colpito, ma quando tornai ero rinato. Mi piazzai di nuovo al mio posto, in ansia che qualche superiore avesse visto, e lo dissi al mio compagno. "Tu si uscì munito", mi rispose. "I superiori non passano di qua a quest'ora e tu non puoi cagarti nelle braghe. Guarda che i superiori lo sanno di questo problema, chiudono un occhio."
Ad ogni modo, tu devi sempre cercare di fare più veloce che puoi e nel caso avvistassi da lontano un superiore che ha visto la tua postazione scoperta, tu fai così. Ti avvicini passo dopo passo, lento, lento, guardandolo negli occhi e senza abbassare lo sguardo, gli dici: causa di forza maggiore, comandante. Mi sono allontanato per motivi inderogabili di servizio. Ho rischiato come uomo per non compromettere l'onore del corpo, il mio, che poi è quello dell'Italia intera. L'ho vista arrivare e mi sono detto: il capo capirà che l'ho fatto per dovere. E capirà, credi a me, che sono nato marpione. Però, mi raccomando, a voce. Anche con le parole devi andare lento, lento. E un tono sicuro lo devi avere. E se ti chiedono espressamente perché sei allontanato, tu rispondi: ho visto un tipo sospetto, ma è tutto risolto, era un balordo. E se il capo continua a scrutarti, tu resisti, continua a guardarlo negli occhi, vedrai che lascerà perdere. Con te funziona perché sei un marpione, feci io. Tranquillo, funzionerà anche con te. È questione di pratica e di sopravvivenza, amico mio. Sopravvivenza. Fidati di Numarpione. Allora, perché vi ho letto, ho deciso di leggervi questo? Per farvi capire il nostro personaggio. Al di là del fatto che è un romanzo scritto in prima persona dall'autrice che è una donna, e devo dire la verità che mai ho sentito la differenza, cioè di fatto è un personaggio, potrebbe tranquillamente averlo scritto un uomo, nel senso che non sento minimamente il fatto che il personaggio abbia la voce, diciamo, abbia la penna di una donna. E quindi questa è già una cosa che un'altra delle cose che ho apprezzato di questo romanzo. Ma vi ho letto questo brano per farvi capire la fierezza del personaggio, la serietà, cioè lui, piuttosto che lasciare la postazione, che secondo lui era davvero un fatto che non andava nemmeno immaginato, piuttosto lui teneva i suoi bisogni il più possibile. Soltanto quella sera dove davvero, davvero aveva difficoltà, ha fatto quello che normalmente fanno tutti senza crearsi nessun problema. Quindi qui, devo dire che siamo all'inizio, lui è un piantone, quindi seguiremo la carriera di questo personaggio che parte piantone, poi celerino e mano a mano farò una lettura riguardo i suoi vari ruoli. Qui capiamo davvero come una persona possa entrarti nel cuore dopo poco. Perché immaginate, tu sei nella lettura e ti immedesimi, no? Ecco, una cosa che mi ha colpito, tra le altre cose di questa autrice, è il fatto che secondo me ha una scrittura visiva. Cioè, lei riesce a scrivere in un modo tale per cui tu visualizzi esattamente quello che lei sta scrivendo. Ora, considerando la lettura che ho fatto, mi rendo conto che può diventare, però non lo intendevo in quel senso. Nel senso che effettivamente tu vedi lui che piantona, poi vedi lui che va, ve lo racconto dopo, se no mi auto spoiler, insomma, vedete delle cose che effettivamente possono davvero, cioè è proprio un tipo di scrittura che a me piace moltissimo. Poi sarà che io ho questa, davvero, questa immaginazione per cui facilmente visualizzo, no? E non è così facile trovare un autore in grado di farlo. Lei lo fa, Elisabetta Violani lo fa. Bene, sono arrivata alla fine della seconda lettura e quindi mi guarderai qualche commento e soprattutto berrei un goccino d'acqua. Intanto mi guardo i vostri commenti. Allora, andiamo a cercare un po'. Mi salutano, ciao a tutti, Virginia ciao, Luciana Riu ciao, Federico Fabri ciao, Fabien ciao, Carla Bronzino ciao, ciao ciao ciao, Bruno Volpi ciao, quanti siete, che bello, Daniela Librandi ciao, Maria Rosa ciao, Federica Candido, caspita ciao, Giulia Volpi, ma caspita, ma siete tantissimi! Poi vi saluto a uno, promesso, ora devo scorrere un po' veloce, guardavo se c'erano dei commenti. Ciao Luci, ciao Antonella, grande Elisabetta Violani.
Bravissima Lucia, mi scrive Alessandro Mezzena, grazie. Complimenti a Elisabetta, veramente sì. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Cerchiamo di far sì che questa diretta abbia anche uno scambio. Chiaramente, Elisabetta, se vuoi scrivere qualcosa, sei liberissima di scriverlo. Quindi, procediamo. Qui mi scrivono, manco a dirlo, alla lettrice con L maiuscola, complimenti, grazie Bruno, grazie mille. Procediamo. Allora, noi siamo arrivati al nostro protagonista che è partito, è arrivato a Nord, ha fatto la sua visita, ha passato la visita ed è Piantone. Andiamo a vedere che cosa succede nella prossima lettura. Qui. Adesso è un celerino. La volta dopo mi mandarono a fare servizio d'ordine ad una manifestazione di piazza. Si trattava di un corteo di studenti, così mi avevano detto, quindi di ragazzini, avevo pensato. Quando ci portarono sul luogo di concentramento del corteo, rimasi stupito nel vedere tanta gente. Non tutti sono delinquenti, ci dissero i capisquadra. Come al solito ci saranno più venuti apposta per far casino e quelli no. A poco la folla si riunì in corteo. Un gruppo di celerini venne messo in testa e un gruppo in fondo perché gli studenti erano tutti comunisti pericolosi, sentii dire. L'obiettivo dei manifestanti era quello di andare a protestare sotto la sede della regione. Io non sapevo cosa avessero da protestare, non mi ero neanche mai interessato di politica, tantomeno di studenti. Il corteo cominciò a sfilare compatto e a dirigersi lungo il percorso concordato. Erano giovani, molti giovanissimi. Urlavano a squarciagola slogan contro lo Stato, poi cominciarono a cantare Bella Ciao. Conoscevo quella canzone, ma non ne sapevo tutte le parole a memoria. Io ero stato piazzato in fondo al corteo e marciavo in ordine con i miei compagni. Ad un certo punto il corteo si arrestò e cominciai a sentire dei petardi. Dalla mia posizione, non vedevo bene cosa stava succedendo. I capistuadra cominciarono ad urlare: Ci attaccano, forza, avanti! In quel momento iniziò il finimondo. I miei compagni si misero a correre, io con loro. All'improvviso mi ritrovai a prendere colpi da tutte le parti. Allora anch'io cominciai a colpire con lo sfollagente. Venni preso a cinghiate sulla schiena, bastonate in testa. Un tipo cercò di infilare una canna da pesca sotto la visiera del mio casco, urlandomi contro: Celerino assassino, celerino assassino! Un altro mi tirò un calcio ad un ginocchio. Infine il corteo cominciò a disperdersi. Bastardi di merda, fascisti, ci urlavano. E i compagni che avevo vicino rispondevano fra i denti: Maledetti figli di puttana, stronzi, fottuti stronzi. Siccome io me ne stavo zitto, cominciai a sentirmi osservato. Allora anch'io presi a dire: Maledetti rossi bastardi. Per me, i colori erano sempre stati solo quelli che si usavano a scuola. Da quel momento imparai che anche le persone potevano avere un colore. Due dimostranti finirono per terra. Uno venne sollevato di peso dai miei compagni che cercavano di mettergli le manette. Teneva la testa a penzoloni e un collega gliela tirò su prendendolo per i capelli. Era poco più di un bambino. Mi sentii morire. Ecco, questo è una conferma a quanto io vi continuerò a dire per tutto il romanzo, perché questo è un uomo che vuole fare il suo mestiere senza picchiare nessuno e addirittura le prende, però di fatto non ha quell'aggressività che addirittura a volte è eccessiva, no? Lui no. Tanto è vero che nella prossima lettura, perché secondo me è importante che prima ve la legga e poi dopo vi spieghi, esattamente questa, quando va in palestra. Quindi ricordiamo la lettura precedente dove abbiamo visto quest'uomo che diventa da Piantone a Celerino e si ritrova in un corteo e si ritrova con persone che chiaramente, come al solito, come dicevano infatti durante la lettura, dicevamo ci sono persone che hanno voglia di fare casino e persone che hanno intenzione di fare un corteo pacifico, no? Questo accade normalmente nella vita. Quando entrai nella palestra per la prima volta, trovai ad accogliermi un tizio che sembrava un armadio a tre ante e aveva due ganasce cadenti da cane molosso.
Salve, sono un poliziotto, vorrei frequentare la palestra. Soprattutto mi interesserebbe imparare a difendermi. Sa, sono celerino. Bene, ragazzo, sei nel posto giusto. Ti va di cominciare con un po' di savate o preferisci il karate o il judo? Veramente non saprei. Non conosco nessuno di questi sport. Arti, ragazzo, arti. Sì, intendo nessuna di queste arti. Perfetto. Fatti 20 giri di corsa, fra mezz'ora comincia il corso di savate e inizia con questo. Feci parecchie lezioni e il savate non mi dispiaceva. Dopo qualche tempo, Molosso, così cominciai a chiamare il tizio con le ganasce da cane che avevo capito essere il gestore della palestra, mi chiese: vuoi provare il karate? Perché no, risposi, sono curioso di vedere com'è. Benissimo, fai un po' di lezioni, poi ne riparliamo. Anche il karate mi piaceva. Un giorno, però, vidi due atleti che praticavano capriole e cadute sul materasso. Nel gergo delle arti marziali si chiama tatami. Mi piacque la loro leggerezza e la loro agilità. Devo dire che erano piuttosto piccoli d'altezza, ma erano tutto muscoli e nervi. Ad allenarli c'era Molosso, che mi vide e mi chiese: questo è judo, che ne dici? Dico che mi piace, può anche essere divertente, solo che mi sembra adatto a uomini piccoli di statura. Io sono alto, non so se riesco ad avere tanta agilità nelle cadute. L'importante è volerlo, disse Molosso. Sono alto 1,90 m, ma insegno judo da 25 anni. Forza, fai un po' di giri di corsa e poi cominciamo. Fu così che incontrai il judo e non lo mollai più. Nonostante la mia altezza, al di sopra della media nazionale, a poco imparai a cadere nei modi più assurdi senza farmi male e a bloccare l'avversario mettendolo in condizione di non nuocere. Per me fu la salvezza. Molosso era di un'agilità impressionante nonostante la sua mole ed era sempre controllato. Non perdeva mai il controllo di sé. Mi insegnò a dominare la mia energia e a sviluppare tutte le mie potenzialità nella difesa e nell'offesa, se necessario. Il judo era finalizzato alla difesa personale, che era quello che più mi interessava. Lo chiamavano la via della cedevolezza, che significa l'arte di sfruttare l'energia dell'avversario per farlo cadere, parare i suoi attacchi e renderlo inoffensivo sotto la minaccia di un colpo mortale. Era quello che andavo cercando. Ecco. Direi che qui diventa chiaro ancora di più il personaggio. Lui va in palestra e sceglie uno sport per difendere, non per offendere. È importante questo, ti dà l'idea della persona che è. E quindi tu che stai leggendo, inevitabilmente vai a Genova, diciamo, nel suo caruggio, no? E quindi entri in questo meraviglioso mondo nel quale vuoi proteggerti, ma non vuoi massacrare di botte nessuno. E quindi dico, secondo me è un po' nell'indole delle persone, no? Ci sono persone, anzi, che a volte pensano che determinati lavori possano giustificare un certo tipo di atteggiamento, senza entrare in cose che non mi appartengono, per le quali non voglio rischiare di danneggiare con le mie parole o di offendere nessuno. Ritengo però che ci siano comunque i caratteri. E qui lo vediamo bene. Vediamo questa persona che di volta in volta cambia mestiere perché cresce, ma soprattutto perché si rende conto di non avere più nulla da dare rispetto a quello che stava facendo. È come se lui, di fatto è sempre un poliziotto, ma è come se cambiasse mestiere ogni volta. Ogni volta che realizza che lì non può più dare nulla, si ferma e fa altro, sempre con lo stesso, con la stessa passione, credendo in quello che fa, rimanendo anche deluso spesso dalle amministrazioni, dalla burocrazia, ma anche questo è un argomento che vedremo. Ma la cosa che mi colpisce qui e che mi ha colpito durante la lettura è proprio la scelta dell'arte marziale, il judo. Ci si difende, si immobilizza l'avversario, si ha rispetto dell'avversario e soprattutto non colpisco mai per primo. E questo è il nostro protagonista. Non colpisce mai per primo. Cambiamo un po' argomento, perché in ogni romanzo che si rispetti, a un certo punto un pochino di vita privata, no? Noi possiamo intuire la crescita emotiva, mi sembra di spiegarvela, no? Passo passo, però attenzione, perché qui
c'è un altro bel momento. Dopo molti mesi diedero al nostro protagonista qualche giorno di permesso, così prese il treno per andare a trovare i genitori. Trovai posto vicino ad una figura tutta arrotolata in un cappottone marrone, il cui volto era completamente nascosto da una massa di capelli fulvi e ricci. Dopo un po', da quella massa di capelli spuntarono due occhi verdi e assonnati che mi guardarono per un attimo. Erano quelli di una giovane donna. La ragazza si accomodò meglio sul sedile e cominciò a trafficare dentro ad una borsa che portava in grembo. Ne tirò fuori un libro e cominciò a leggere. Dopo una mezz'ora si alzò per prepararsi a scendere. Io mi alzai per lasciarla passare, altrimenti saremmo stati costretti a scontrarci. Per un istante i suoi occhi furono esattamente a livello dei miei. Poi la donna uscì dallo scompartimento dicendo «Arrivederci», senza rivolgersi a qualcuno in particolare. Che viso dolce, pensai. Però quanto è alta! Non mi era mai capitato di incontrare una donna in grado di guardarmi dritto negli occhi. Dopo una settimana ripresi il treno. Quando ormai mancava poco alla mia stazione, entrò nello scompartimento una figura alta e familiare che si sedette di fronte a me. Era la giovane donna del viaggio d'andata. Mi guardò seria. Probabilmente mi ha riconosciuto, pensai. «Buongiorno», feci io senza esitare. «Buongiorno», mi rispose con i suoi occhi verdi puntati nei miei. La sua voce aveva un tono deciso. Potevo vederla bene, era robusta e il suo viso era dolce e rotondo. «Di ritorno anche lei?» le chiesi. «Sì, torno a casa». «Io invece a casa ci sono appena stato, torno a lavorare». «Mi dispiace per lei allora», disse. «Ha finito le vacanze?» «Purtroppo sì». «Anche io le ho finite, torno a scuola. Per fortuna è l'ultimo anno, speriamo vada tutto bene con l'esame di maturità». «Complimenti», risposi con aria ammirata. «Che brava, vedrà che andrà tutto bene». «Speriamo». «I suoi genitori saranno molto contenti». «Certo, io sarò la prima della famiglia che si diploma, sempre ammesso che ci riesca». «No, ci riuscirà sicuramente, stia tranquilla», le dissi e ci presentammo. Purtroppo io ero quasi arrivato, la stazione successiva era la mia. «Io abito in caserma, mi chiami al centralino, non può sbagliare, è l'unica caserma che c'è in questa città». «E lei?» «Ho un'amica qui che ogni tanto vengo a trovare». «Allora mi chiami? Arrivederci». «Chissà, perché no? Arrivederci». Le strinsi la mano che mi porgeva e uscii dallo scompartimento. Quegli occhi verdi avevano qualcosa che mi facevano stare bene e in quell'attimo sperai veramente in un arrivederci. Però quanto era alta! Quel viso dolce non mi uscì più dal cervello. Ma mi ero completamente rincoglionito? Io? Dietro ad una donna? Ma quando mai? Potevo avere tutte le donne che volevo. Quando indossavo la divisa non ce n'era più per nessuna. Una sera arrivò una telefonata in caserma. Era per me. Il mio cuore ebbe un sobbalzo e pensai, è lei? Non potevano essere mia madre o mio padre, neppure uno dei miei fratelli, con loro ci sentivamo orari prestabiliti. Ma che fai? Sei scemo, pensai. Può essere chiunque, ma se lei mi chiede di uscire, la terrò sulla corda, come faccio con le altre? Pronto? Risposi. E dall'altra parte una voce squillante e decisa esclamò, pronto? Ciao, sono qui in visita dalla mia amica. Ti andrebbe di vederci, magari andiamo a mangiarci un gelato. Certo, volentieri. Non ebbi esitazioni, fu più forte di me. Al primo appuntamento ne seguirono molti altri. Ci fidanzammo e alla fine ci sposammo. Lei venne a vivere nella città in cui lavoravo. Diedi l'addio alla caserma e mi trasferii con mia moglie in un piccolo appartamento in affitto. Ed ecco un nuovo cambiamento, questa volta dovuto alla sua vita, no? Incontro una donna e anche qui va da sé. Ragazzi, è il leitmotiv di questo romanzo, la crescita di quest'uomo, la bontà esteriore e interiore di questa persona, no? Quindi noi attraverso questo romanzo conosciamo aspetti della vita di quest'uomo, ma gli aspetti nella vita di un uomo sono moltissimi, lavorativi, personali, emotivi, legati magari a non è questo il caso, ma a fallimenti. Cioè nella vita di un uomo ci sono moltissime cose, no? Devo dire che in questo romanzo ne vediamo parecchie.
E allora andiamo un po' a vedere un'altra lettura in modo da darvi ancora un po' di personaggio. Togliti il casco, pezzo di merda. Sono un padre di famiglia, devo sfamare i miei figli. Cosa credi che ci faccia qui? Battiti ad armi pari se hai il coraggio. Io sono a mani nude. Ed era vero. Lui non aveva altro che le sue manone, che in quel momento erano quasi spiaccicate sulla visiera del mio casco. La prima regola delle arti marziali è il rispetto dell'avversario. Ed io lo sapevo bene. Per questo offendevo solo se ero aggredito. Come facevo a picchiarlo? Rimasi un attimo interdetto e a picchiarlo ci pensò la gente che si trovava accanto a me, che cominciò a prenderlo a manganellate sulla schiena. Il tipo continuava ad urlare. Sono qui per difendere il mio lavoro, siete dei bastardi, dei vigliacchi. L'istinto mi portò a mettermi nel mezzo tra lui e il collega. Mi presi delle belle botte, solo in parte ammortizzate dai paracolpi. Cercai di spingere il tipo in mezzo alla folla in modo che ne prendesse il meno possibile. Nel frattempo il mio collega si concentrò su un altro manifestante che aveva sotto tiro. Il corteo finì col disperdersi e, come al solito, quelli che erano rimasti per terra vennero portati all'ospedale. Una sera mi tolsi un peso. Raccontai a mia moglie di quel senso di disagio che avevo provato quando, durante una manifestazione, un operaio mi aveva esortato a togliermi il casco e a battermi con lui ad armi pari. Tu stavi facendo il tuo dovere, rispose mia moglie. Il tuo compito è quello di mantenere l'ordine, però è vero che le cose vanno male in questo paese. La gente perde il lavoro e se non hai il lavoro sei disperato. Aveva ragione. Non feci in tempo ad ammetterlo che mio cognato perse il lavoro in fabbrica. Era sposato e aveva due figli. Io, mia moglie e il bambino partimmo all'alba con la Uno usata che avevo appena comprato a rate per andare a fargli visita. Lui e la sua famiglia abitavano in una città del nord e parecchio distante dalla nostra. Tu e i tuoi colleghi dovete organizzare una protesta, una manifestazione, gli dissi. È inutile, non ci sono speranze, la fabbrica chiuderà, protestare non serve, perché tanto i padroni l'hanno sempre vinta. Non è vero, feci io, vi dovete ribellare, non dovete accettare di essere cacciati così a calci in culo. Guarda quante manifestazioni si fanno, i lavoratori qualcosa ottengono. Sì, mi rispose, di essere menati da voi celerini. E mi strinse in un abbraccio che io ricambiai. Porca puttana, non poteva finire così. Giocare alla guerra non mi divertiva più un granché, anche se venni promosso agente scelto. Troppo spesso avevo la sensazione di trovarmi dalla parte sbagliata. Continuavo comunque a fare il mio mestiere. Continuavo a sbattermi tra stadi e manifestazioni, anche quando avrei potuto starmene a casa, perché avevo raggiunto i limiti con lo straordinario. Non ero capace di mettermi in malattia. Molti colleghi si mettevano in mutua così come fossero ferie, con il beneplacito del medico della mutua. Io no, era più forte di me. Solo una volta ero rimasto a casa per un paio di giorni, ma avevo la febbre a 39. Alla fine cedetti e chiesi visita per un po' di mal di gola. Fino a quel momento non avevo mai sentito la necessità. Feci anch'io, come tutti gli altri che a fine mese marcavano visita perché erano arrivati al massimo dello stipendio, straordinari compresi. Mi feci schifo. Capii che ero arrivato al capolinea. E di nuovo una crescita. E di nuovo il nostro protagonista che finisce il suo percorso. Ma finisce il suo percorso perché lui deve credere a quello che fa e deve pensare che sia una cosa che lo possa, che possa far bene anche al prossimo, no? Si accorge che forse, a proposito, il cognato, è già rassegnato al fatto che intanto nulla accade. In più si ritrova di nuovo in una situazione, sgradevole, spiacevole, si ritrova nella condizione di dire: ma io che cosa ci faccio qui? Se io arrivo a fare come i miei colleghi, a chiedere mutua quando effettivamente sto bene, vuol dire che qui non ci posso più stare. Quindi non si lascia sopraffare da ciò che lo circonda, supera un altro gradino e continua e finisce agente delle volanti. Mi fermo un attimo e
vi leggo. Tanto grazie perché mi state guardando in moltissimi, però vi posso dire che commentate proprio poco. Elisabetta, sei svenuta? Fammi capire che ti sta piacendo, ti prego. Allora, la nostra autrice Alessandra Scagliola, più dentro che fuori, ricordiamolo sempre, dice: è molto interessante, dà una visione inusuale di una realtà pregna di pregiudizi. Brava l'autrice, scrittura avvincente. Caspita, è proprio così. Il mondo sarebbe migliore se le persone fossero tutte così. Hai ragione, Federica, hai ragione. È anche vero che spiccano, no? Probabilmente se fossimo tutti così, potremmo scrivere meno, no? Il bello di ti seguo dall'alto, non posso troppo scrivere, ma figurati. Anzi, grazie, stavo giusto pensando, ma come fa? Perché sta viaggiando, io la conosco, lo so. Sei una grande, mi scrive Elisabetta Violani. Io posso dire una cosa che ho capito di Elisabetta Violani? Ha una chiacchiera. Ma una chiacchiera, ti manda dei vocali lunghi delle ore. Le sue amiche che sono qui lo possono confermare. Ma in queste situazioni è timidissima. Secondo me è lì anche un po' rossa in viso che si sta godendo questa puntata. Voglio essere molto presuntuosa e sperare che sia così. Però davvero, quando si parla di lei, mentre lei è bravissima a parlare di sé, devo dire che è proprio una donna in gambe, è proprio piacevole, ha sempre un sacco di entusiasmo, ha voglia di fare tante cose, si fa un mazzo in generale enorme. Cavoli, però, quando sei tu a parlare di lei, dimmi che non ho ragione, Elisabetta, rispondi a questa provocazione da parte della Caponetto. Intanto io mi bevo un po' d'acqua. Isabella Nicora, che è un'amica, scrive: Eli, batti un colpo. Quindi mi sa che, Elisabetta, ti tocca parlare, o quantomeno in questo caso scrivere. Guarda che non vado avanti, eh. Tanto direi che abbiamo ancora una lettura. Sì, abbiamo ancora una lettura da fare. E cosa vi posso raccontare nel frattempo? Giusto per... parliamo un po' della scrittura di Elisabetta Violani. Ha già accennato qualcosa e sono d'accordo con Alessandra Scagliola, così come anche Isabella che parlava della scrittura. Io vi ho già raccontato della scrittura che io ho notato essere visiva, no? Per cui riesco a visualizzare ciò che lei scrive e poi ritengo che sia una scrittura asciutta, senza tanti fronzoli. Lei va dove deve andare e quindi devo dire che colpisce perché va dritta al punto. Ecco, adesso mi commuovo, in questo momento sono felice, scrive, quindi direi che la cosa più bella non mi poteva scrivere. Io divento un po', mi arrosso un po', ma non piango, perché sono una donna tutta ad un pezzo, quindi non mi commuovo, piango dopo. E intanto do un'occhiatina ai miei studi, ai miei appunti, per vedere di se mi sono ricordata tutto, no? Ah sì, allora, diciamo che, guarda, è proprio giusto quello che ho scritto, nel senso che durante questo romanzo il protagonista acquisisce consapevolezza rispetto a quello che si può fare e quello che non si può fare, sia a livello personale sia a livello di società. Durante la stesura, durante la lettura del libro, vivrete anche voi dei momenti di un po' di disorientamento, no? Perché lui cercherà col suo entusiasmo e con la sua ingenuità per certi aspetti di cambiare determinate cose, no? Ve ne dico una per non spoilerare troppo, perché ho letto tanto, ma credetemi, non è un libro dove il rischio sia quello di spoilerare, perché in realtà leggendovelo tutto non avrò rovinato niente, ecco, non avrò rovinato nulla. Vi ho letto dei brani, vi ho raccontato il personaggio, ma ognuno leggendo questo romanzo potrà fare
il protagonista proprio e quindi troverà senz'altro delle cose che non ho trovato io, che magari ho deciso di non raccontare io, per cui leggetelo, leggetelo perché davvero vale la pena. Stavo dicendo che appunto lui si rende conto che più in là non può andare e forse un po' di tristezza gli arriva anche da questo, perché un conto è rendersi conto di non essere in grado perché magari non hai quel talento lì o perché magari non sei cattivo o non sei abbastanza cattivo, non nel senso aggressivo, non sei abbastanza con la cazzim, come si suol dire, non so come mi è venuto, ma so che è corretto. E quindi un conto è quello, un conto è non poter fare una cosa perché qualcuno non vuole che tu la faccia. Quindi banalmente in questo contesto non ci sono i soldi, quindi io non posso sistemare la palestra, non posso opporre, non posso mettere in atto delle migliorie perché non ci sono i soldi. Poi magari, e qui non si dice, anche qui c'è la delicatezza, ragazzi, questa donna è riuscita a non dire, ma farlo dire a me. Cioè io evinco da questo romanzo ciò che lei non ha detto e che sappiamo tutti, magari sappiamo tutti non bene, perché anche a me se faceste delle domande rispetto a queste cose, per carità, sarei in difficoltà, ma ci sono quei non detti che di fatto dicono molto. Questa è un'altra cosa che io ho colto in questo romanzo. Quindi il nostro personaggio non si arrende, semplicemente prende atto del fatto che alcune cose non si possono fare e prende atto per se stesso che non ce la fa, che alcune cose no, non le fa perché non vuole, non è nella sua natura e non gli fa piacere. Andiamo all'ultima lettura, siamo quasi a un'ora, perché ho guardato, ho sbirciato, quindi ragazzi. Allora, andiamo all'ultima lettura che vediamo qual è. Ecco, diciamo che dall'ultima lettura lui ha fatto ancora due girate, no? Nel senso che è andato alla volante e quindi è diventato, aspettate che ve lo dico con precisione. Agente delle volanti e abbiamo saldato le letture, ve lo leggete anche un po' voi, caspita, non è che posso leggervelo sotto io. E adesso siamo all'antidroga perché è stato poi promosso e è andato a fare il servizio antidroga. Un giorno arrivai a casa ubriaco, fradicio. Erano 3 giorni che mancavo da casa e che mia moglie non aveva notizie. Era abituata alle mie assenze e sapeva che nessuna nuova equivaleva a buona nuova. Al fatto che mi ubriacassi, però, non era abituata. Aprii la porta con la chiave ed entrai in casa a stento, reggendomi al muro. Lei mi venne incontro, capì subito la situazione e mi aiutò ad entrare sorreggendomi sotto le spalle. Essendo robusta e alta quanto me, riuscì a sostenermi e a mantenermi e a mettermi a letto. Il bambino guardava. Me ne accorsi perché riuscii a scorgerlo per un attimo in un angolo. Poi non vidi più nulla. Al risveglio mia moglie era seduta sul letto accanto a me e non diceva una parola. Io non osai guardarla negli occhi, per cui chiusi le palpebre. Lei mi accarezzò i capelli, mi diede un bacio sulla guancia e mi disse: "Io devo andare al lavoro, il bambino è a scuola. Tu fatti una doccia, mangia qualcosa. Ti ho lasciato il pollo pronto da scaldare. Fammi sapere se questa sera ci sei. Ciao." E se ne uscì. La sera mi feci trovare a casa. Per la prima volta, dopo tanto tempo, mi presi un giorno di permesso. Mia moglie arrivò con il bambino che subito mi corse incontro. Papà! E mi abbracciò. Lo strinsi forte a me e in quell'attimo pensai che anche lui un giorno avrebbe potuto essere fra quei ragazzini che ingoiavano pasticche sfidando la morte. Mia moglie si avvicinò e mi disse con lo sguardo dritto dritto nel mio: "Come va? Bene. Ok. Che non succeda mai più. Non succederà più, te lo prometto." Mai promettere. Sbronza in compagnia ne presi ancora molte, solo che imparai a smaltirle a casa di gigante, di pelato e di capellone. Una volta ci fu una soffiata di un nostro informatore. "Una grossa partita di droga deve arrivare dal Sud America e sbarcare nel porto", ci disse Capellone.
Questa volta ci siamo. Riusciamo a prendere quelli che stanno in paradiso. Andò a parlare con i dirigenti. Ritornò talmente su di giri che sembrava fatto. Ma ti sei fatto una canna, capo? Gli chiese Gigante. No. Ma se volete ve ne offro una volentieri. Mi è rimasta tanta erba buona dalla confisca che abbiamo fatto l'altro giorno. Ai ai ai, qualcosa è andato storto, pensai. Ci hanno tolto l'indagine. Siamo fuori. Comunque, ragazzi, mi hanno detto di farvi i complimenti per l'ottimo lavoro svolto. Dunque, bravi. Bravi tutti, veramente. E incominciò ad applaudire, ma sbattendo lentamente una mano contro l'altra. Senza dire una parola me ne andai sbattendo la porta. L'indomani sarebbe stato un altro giorno da passare a rovistare nella merda. Quella che non si vede, mi avevano detto. In realtà io continuavo ormai da anni a sguazzarci dentro, nella merda, con la consapevolezza che al di là di quella c'era altra merda, al di là di quella c'era altra merda, e poi altra ancora, all'infinito. Ero arrivato ad un punto di non ritorno. Per la prima volta in vita mia mi sentivo vulnerabile, ero attratto dal bere e non potevo stare senza sigarette. Mi era persino venuta la voglia di farmi una canna, tanto per vedere come ci si sente. Se fumavano così in tanti ci doveva pure essere una ragione, qualche beneficio di ritorno. Oppure perché non provare a farmi una pista? Che ci voleva? Non facevo altro tutto il giorno che smanettare polvere bianca, sapevo distinguere quella buona dalla porcheria e chissà, forse mi avrebbe aiutato a prendere la vita in allegria. Ebbi paura di me. Andai a casa. Mia moglie e il bambino furono contenti perché arrivai presto ed ebbi il tempo di aiutare mio figlio nei compiti. Quella sera cenammo tutti assieme. Allora, anche qui torniamo al discorso principale e ancora di più capiamo questo, che questa donna, nel romanzo non si parla tanto di lei, ma siamo riusciti ad evincere anche qui una donna meravigliosa. Una donna che ha compreso l'amore, la serietà e la passione con la quale il marito ha preso il proprio compito, il proprio dovere, e in un certo qual modo nessuna nuova buona nuova, no? Quindi è tranquilla quando realizza che il marito torna a casa. Di fronte a quella sbornia, di fronte al fatto che lui è completamente ubriaco, non batte ciglio. Lo assiste. Perché? Perché non l'ha mai fatto. Perché ha sempre fatto il suo lavoro, perché non ha mai sgarrato una volta, è sempre stato corretto con lei. E allora lei lo ricambia. Lei capisce, comprende, ma non farlo mai più. E lui non lo farà mai più. O meglio, lo farà, ma si metterà nella condizione di non arrivare mai più in quelle condizioni, perché comunque suo figlio l'ha visto e lui ha visto che il figlio l'ha visto. Allora, abbiamo finito.